Buonasera dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo qui a Montemiletto in occasione del concerto Notte di Note. Ne parliamo con Antonio Nardone, l'organizzatore, che ci parlerà un poco di questa serata, come si articola. Niente, praticamente sono due categorie, la prima arriva fino a 15 anni compiuti e la seconda da 16 anni in su. Ci saranno delle esibizioni, diciamo una gara, perché è antipatico parlare di gara, ma purtroppo ci sarà chi vincerà e chi perderà. Poi ci sarà come ospite Sazà. Niente, il presidente della giuria è il noto chitarrista del Giardino dei Semplici, ex, perché ha abbandonato il gruppo qualche anno fa. Ci presenterà dei vecchi successi anni 70, tipo Miele, oppure La Canzoncella, che è del Solo, però in realtà l'ha scritta lui, e altre canzoni famose di quel periodo. Per concludere ci sta anche un altro appuntamento, venerdì 19 sì, a Montaletto. Sì, venerdì 19 però è una serata dedicata al passato, cioè noi riproponiamo come gruppo le canzoni dei gruppi, scusate la ripetizione, italiani, anni 60, anni 70. Praticamente il repertorio spazia con i Giganti, i New Data, i Pooh, i New Trolls, i Dick Dick, i Camaleonti, cioè praticamente i gruppi che in quel periodo ebbero, diciamo, la gloria, che poi furono seppelliti dalla Disco Music nel 1979. Praticamente sono scomparsi quasi tutti, eccetto i Pooh, altri gruppi, i New Trolls, ma la maggior parte, per esempio la Luna del Sole, i Collage, sono spariti praticamente, i gruppi melodici sono spariti, seppelliti dalla Disco Music. Noi riproponiamo questi vecchi successi, così diciamo per le persone che stanno intorno ai 60 anni, per così una rimembranza di quel periodo. Il gruppo si chiama Vintage 70. Lui è il bassista. Ovviamente, Giuseppe D'Alessio. Sì, la mia collaborazione con Antonio Nardone e Pierpaolo Figherini, insomma, risale a oltre 10 anni fa. E da allora abbiamo deciso di fare diverse situazioni, ci occupiamo soprattutto di fare dei brani italiani che ovviamente vengono ripresi in modo fedele, e il nostro lavoro è quello di essere quanto più professionale possibile. Parlo a nome del gruppo e soprattutto del fatto che noi abbiamo questa collaborazione e ci prefiggiamo come musicisti di portare avanti comunque un'idea, che è quella di far cantare comunque bambini e anche, diciamo così, persone più, una fascia più alta, e allo stesso momento di non far scomparire quelle che sono le manifestazioni che possono essere magari, non so, sottovalutate, ma assolutamente non lo so, perché ti attengono strette le persone e l'attenzione a quelli che sono ovviamente i bambini e anche i meno bambini, perché è un divertimento comunque sia, è bello, perché tutto ciò che unisce è musica. E ringraziamo Giuseppe D'Alessio e Antonio Nardone dal gruppo degli artisti irpini.